Ciao ragazze, bentornate sul mio canale, benvenuti in questo nuovo makeup tutorial che ho chiamato Spring Night perché l'ho utilizzato una sera quando stavo uscendo. Allora inizio con il correttore aranciato per le mie orrende occhiaie. Questo è di MAC, comunque troverete sotto nell'info box tutti i link, tutti i prodotti che ho utilizzato, quindi andate ad aprirlo. Inizio poi applicando il mio fondotinta, quello di questo periodo e quello di Saint Laurent. Lo sto quasi per terminare, anche se ormai sta diventando un pochino troppo chiaro per il mio incarnato, perché sto iniziando a prendere colore e quindi fra un po' lo abbandonerò e lo applico con lo stendo, anzi con questa spugna. Questa Simil Beauty Blender di Nashi è un sito inglese e la spugna mi piace parecchio. Poi applico questo correttore di Make Up For Ever, sono i nuovi correttori HD, visto che è anche una colorazione un pochino chiara per me, non lo uso per correggere ma solo per illuminare. Ragazze, questo correttore comunque è una bomba, perché una volta fissato non si muove, con tutto che io spesso il prodotto mi va nelle pieghe, con questo non mi va. Peccato che quindi le colorazioni sono un po' strane. Passo al contouring, utilizzo questa palette di Catrice che voi avete visto già nel video delle news delle aziende di Catrice ed Essence, e qui quindi vedrete anche un po' di prodotti Catrice in azione. Inizio quindi a applicare il colore più scuro solo per realizzare quindi il contouring. E poi vado a sfumare il tutto sempre con la spugnetta. Mi piace utilizzare solo il colore scuro perché in effetti i colori chiari hanno lo stesso difetto un pochino di quella di NYX, che sono un po' pastosi e quindi creano macchie. Però ancora ovviamente non è il mio parere definitivo. Applico poi la cipria e la vado a tamponare stile americano, quindi come quelle tutte le americane lo fanno, con le ciprie di Laura Mercier, che io non ho, ma ho questa qui di Sisley, è un'ottima cipria veramente, peccato che costa un rene, e la vado a tamponare sempre con la spugnetta sotto le occhiaie e solo nelle zone che voglio un pochino illuminare, e dopodiché vado a sfumare il tutto con un bel pennellone. Inizio a ridisegnare le mie sopracciglia e utilizzo sempre il mio amato Brow Gel di MAC. E stavolta per renderle un pochino più reali, quindi evitare quell'effetto finto che diciamo che a me piace, però ovviamente è tutto molto soggettivo, ho utilizzato questo correttore che a me non piace per niente, e allora sporco la spugnetta per pettinare le sopracciglia e vado ad applicarlo solo nella parte iniziale, quindi creare una specie di gradazione, e poi invece vado a fissare il resto con il Brow Gel di Collistar. Passiamo al trucco degli occhi. Inizio applicando una base e sto utilizzando questa di Too Faced, lo Shadow Insurance. Una volta che io applico la base, devo mettere sempre un prodotto, un colore comunque chiaro, per evitare che l'ombretto mi fa macchie, e quindi utilizzo questo di Elemental Beauty, che è un ombretto semplicissimo minerale. Per questo make up utilizzo finalmente la mia Tartlette di Tarte, che ormai sto letteralmente amando, e come avete visto utilizzo solo una linea, la linea del rosa viola. E mi piace questa palette perché ha tutte le gradazioni che vi permette di realizzare una sfumatura perfetta. Infatti inizio dal colore più chiaro, dopodiché vado ad intensificare con quello medio e successivamente passo a quello più scuro.
E mi raccomando, sfumate sempre, più sfumate meglio è. Per la parte centrale, come vedete, io ho fatto il contorno, quindi la parte inizio dell'occhio e la parte finale. La parte centrale l'ho lasciato chiaro perché lì andrò ad applicare un ombretto di questa palette della Lunati Cosmetics ed è questo colore metallizzato che prima applico asciutto praticamente, quindi lo prelevo e lo vado a tamponare nella parte centrale, dopodiché vado a inumidire il pennello con dell'acqua termale, questa è quella di Avène, e prelevo il prodotto e lo vado a tamponare sopra proprio per creare questo effetto luminoso. Dopodiché riprendo la mia palette Tarte e applico il colore scuro per sfumare meglio il tutto. Come eyeliner utilizzo questo nuovo prodotto di Catrice che per realizzare un eyeliner sfumato, quindi un eyeliner smoky. E vi faccio vedere proprio tutta l'applicazione. Ovviamente potete sfumare ancora di più oppure intensificare ancora di più nella parte dell'attaccatura. Ovviamente il risultato è di un eyeliner opaco. Nella rima interna vado ad utilizzare questa matita di Urban Decay che veramente sono tra le migliori matite che io ho mai provato. Scrivono tantissimo e durano parecchio. Nella parte inferiore poi invece vado a sfumare il colore più scuro sempre della Tarte. Come mascara sto utilizzando questo di Glossip che presto ritroverete una recensione sul mio blog perché ha la funzione comunque di allungare anche le ciglia. E questo è il trucco degli occhi. Passiamo al viso. Contouring utilizzo questa palette low cost di Make Up Revolution, ma utilizzo solo la terra per fare il contouring. Per accentuare anche perché comunque fatto in crema come l'ho fatto io è molto leggero. Dopodiché passo al blush che utilizzo questo trio di Catrice ed è utilizzo solo quello opaco e come illuminante utilizzo sempre questo nuovo di Catrice che è veramente bellissimo anche se tende un pochino al bianco al rosa e a me non fa impazzire però non mi dispiace l'effetto. Come rossetto questo ultimo rossetto uscito da Diego Dalla Palma è della nuova collezione Primavera-Estate, è un bellissimo fucsia ispirato al concepito per le serate a Saint-Tropez ed ecco qui il look terminato. Io spero che vi sia piaciuto, ovviamente se siete nuovi iscrivetevi al canale e vi mando un grosso bacio e alla prossima.